Si chiude con un roboante successo l'avventura del Cagliari nel torneo tricolore, trionfante verso 2 contro l'Empoli grazie alla tripletta del mister signora Medda e alle firme Pisedu, Sabba e Conti, Foscani in gol con Lamberta e Parente. Match che entra in vivo sin dai primissimi istanti, dove appena 2 minuti di gioco Lamberta salta sì col suo diretto marcatore per poi freddare a pochi passi Murtas per il gol del sorpasso in polese. Vantaggio bianco-blu che dura meno di un minuto di gioco, Pisedu raccoglie la sfera al limite dell'aria in seguito alla respinta avversaria, lasciando Barcellona in sicuro che lascia di sasso un incolpevole Poggiolini. 11 di Corellas che sfiora il gol al 19esimo, quando Onda prova la conclusione dalla lunga distanza sul calcio fermo, traiettoria che si stampa sulla traversa. Prima del duplice fischio, Sabba riesce a liberare il sinistro in area di rigore al termine di un'azione ben congegnata, il suo tentativo però viene bloccato il tuffo dal portiere toscano. Il numero 9 rosso blu trova comunque la via del gol all'ottavo minuto della ripresa, vincendo un duello con un difensore avversario prima di presentarsi in area di rigore e firmare il primo vantaggio per l'11 sardo. Toscani, che riescono comunque a rimettere in equilibrio il punteggio grazie al rigore realizzato da Parente, assegnato dal signor Cardellini per un contatto falloso e danni dello stesso numero 2. Negli ultimi 10 minuti di gara, il Cagliari viene trascinato al successo con l'incontenibile Medda, che chiude al suo primo gol di giornata al termine di un'ottima combinazione con Porcedda. Il numero 13 sardo che si ripete al 20esimo, sfruttando un errore in uscita dell'estremo difensore avversario per depositare comodamente il rete in momentaneo 4-2. Un minuto più tardi, Porcedda parte velocissimo in contropiede, servendo poi Medda che da pochi passi batte l'estremo difensore avversario, segnando la sua personalissima tripletta in appena 5 minuti di gioco. L'ultimo gol della sfida arriva al minuto numero 23, grazie alla grandissima botta alla distanza di Conti che si sente in punteggio sul definitivo 6-2.